Ogni 2 minuti su YouTube vengono caricate 48 ore di filmati. C'è veramente di tutto, e in particolare da quando i cellulari hanno la telecamera integrata, fare un filmato e metterlo online è un'operazione che non richiede alcuno sforzo. C'è da dire che però su YouTube regna il disordine, nel senso che non ci si trova davanti a pagine con un capo e una coda. Quello che viene caricato alla rinfusa trova una forma grazie al setaccio delle parole chiave, e i suggerimenti nella colonna laterale sono una vera provvidenza. Se non si ha esperienza, si potrebbe dare fiducia ad una specie di classifica continuamente aggiornata che si trova in home page, ma in questo caso il criterio non tiene conto, diciamo così, della qualità artistica del video, ma soltanto della sua popolarità. Per fare un esempio, periodicamente spunta fra i più cliccati questo cane. È un carlino che sa dire Batman, ed evidentemente è una qualità che in rete viene molto apprezzata. Ridere fa molto ridere, ma siamo sicuri che l'abbia detto davvero e che non fosse solo suggestione? A rassicurarci c'è questo husky, che si chiama Mishka e ripete tutto quello che i suoi padroni le chiedono di dire. Mishka, bye bye. I love you. Good girl. I love you. Il video in cui Mishka dice I love you ha 37 milioni di visite, e probabilmente il successo, che chiaramente dipende dalla compresenza di frase tenera e cane tenero, è stato decretato da un utilizzo volto all'intasamento delle bacheche di Facebook. Per completezza di informazione, YouTube suggerisce che se i cani parlano, le capre cantano. Per esempio questa, che è un fenomeno di Twitter, fa una grande imitazione di Usher. Ma è bene non distrarsi, perché quando si parla di animali sul web, il vero dominatore è il gatto Maru. Lo conoscete tutti, quindi alcuni cenni bastano per rinfrescare la memoria. È uno Scottish Fold che abita in Giappone e ha l'ossessione per le scatole. Quando si tuffa fra i cartoni, di solito la reazione è questa. No, che muso, ma chi è? Ma che teno! Di Maru, che è una vera star di YouTube, esistono raccolte fotografiche, calendari, magliette, e lui rappresenta il lato in luce della forza. Il lato scuro invece ha le sembianze del gatto Fatso, scritto Fatso. Anche lui è molto noto, manovrato da dietro e vestito con una maglietta azzurra. L'intuizione che ha fatto di questa serie di video uno dei virali più visti di sempre è semplicissima. La musica ripetitiva suonata dal gatto annuncia e accompagna video di sciagure di volta in volta differenti, ma sempre catastrofiche, e il suo sguardo, che è del tutto ignaro dell'associazione con certi video, sembra invece consapevole e complice. Qui, per esempio, alla faccia del destino di questo poveretto, che forse è rimasto folgorato per colpa di qualche filo scoperto, i suggerimenti che YouTube offre in questo caso riguardano un gatto che sa screcciare, una rana che miagola e insensatamente una mucca che cerca di entrare dentro una stanzetta con una ragazza che non approva l'iniziativa. Dalla mucca all'agnellino dell'artista Siriac, il passo è breve, anche se non proprio così breve, ma il dubbio forte è che l'algoritmo di YouTube, cioè quell'espediente matematico che sa associare i video che si somigliano, a volte faccia confusione e proponga qualcosa in grado di sparigliare. E allora si sente pure l'odore, diciamo così. Non ci sarebbe altra spiegazione del perché dai prati con un agnello che cambia sempre forma si arrivi alla villa comunale di Giuliano in provincia di Napoli in un solo click. Succede che qua ci sono esbachi, poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Le donne che fanno cose che non devono fare è un concetto che si capisce, ma l'altra parte del discorso della signora è davvero criptico. Succede che qua ci sono esbachi. A guardar bene, il vero problema di questa villa comunale è l'inasprimento dei conflitti generazionali. Mi hanno tirato con i capelli, mi hanno aggriaffato, tutti in bocca. Ma chi? Sono 2 anziani. La situazione è effettivamente grave, ma almeno in quei giardini non si stende la tovaglia per terra e non si mangiano i panini. Il picnic può essere ben più pericoloso degli esbechi, almeno stando a quanto appare affacciandosi alla finestra di YouTube. Questo che state vedendo è un pranzo della domenica in cui ci si diverte e si ascolta della musica. Penserete che certe cose succedono solo in alcune parti del mondo, e ugualmente penserete che in paesi che si distinguono per le buone maniere e la disciplina, lo starà il mondo di a meno grattacapi. Ebbene, i giapponesi, che sono i virtuosi per antonomasia, imparano l'inglese grazie a queste lezioni online. Leave me alone. Leave me alone.
Qui ad esempio le insegnanti chiedono di essere lasciate in pace, ma la faccia sempre uguale impedisce di capire quanto sia davvero urgente quella richiesta. In quest'altra lezione invece si insegna un'ultima frase che tradotta letteralmente significa risparmiami la vita. Considerando che questo è un corso che trasferisce nozioni di base e frasi da usare ogni giorno, la scelta di includere risparmiami la vita in una delle prime lezioni spinge a pensare cose ansiose e sinistre sulla vita in Giappone. Insomma, siamo arrivati alla fine di questa breve carrellata che riesce soltanto ad accennare a quello che normalmente si pubblica nei social network, senza mai parlare del programma Lorem Ipsum. E un video che dovrebbe presentare qualcosa e invece poi parla di tutt'altro, non è esattamente l'anima del commercio. In realtà, per descrivere il programma, basterebbe un video soltanto, che è questo che state vedendo. È una pubblicità della Vodafone, in cui una ragazza viene ripresa in vari momenti della sua giornata, descritti da inquadrature ferme e che non riservano sorprese. Ecco, immaginate che ognuna di queste situazioni che la ragazza si trova a vivere sia uno dei molti video caricati su YouTube. In questa pubblicità la ragazza fa cose diverse e che non c'entrano niente l'una con l'altra, e alla stessa maniera i video che si trovano in rete sono diversi e apparentemente senza punti di contatto. Ma cosa succederebbe se a un certo punto si riuscisse a trovare un filo logico, un legame, qualcosa che unisca video distanti e reciprocamente diffidenti? Il gioco di Lorem Ipsum sta proprio in questo, nell'evidenziare i punti di vista del web attraverso le mille finestre di YouTube e nel trovare un sentiero che li unisca. E forse non si riusciranno a fare delle capriole o a volare, o ancor meno, come si diceva all'inizio, a mettere ordine. Ma a descrivere un mondo incredibile, sicuramente sì.